sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace e bene a tutti, carissimi, e benvenuti in questo momento di adorazione eucaristica. In questo momento in cui ci troviamo a tu per tu con Gesù vivo e vero, presente nell'Eucaristia davanti a noi. Sì, Signore Gesù, e noi siamo qui ai tuoi piedi, dove oggi tu ci hai radunati, perché vogliamo amarti, perché vogliamo ringraziarti dal profondo del cuore, Padre. Vogliamo riconoscerti che tu sei il nostro Dio. Vogliamo riconoscere che in questo pezzettino di pane ci sei tu, dietro questa ostia candida ci sei tu, che la tua presenza è viva e vera. E noi, Padre, siamo qui perché vogliamo ringraziarti, ma perché e anche perché vogliamo attingere da te le forze, le grazie che ci sono necessarie al nostro cammino, alla nostra vita, al nostro tutto, alla nostra esistenza. Sì, Padre, perché senza di te noi non possiamo far niente, senza di te noi non possiamo nemmeno respirare. Abbiamo bisogno di te, oh Padre. Abbiamo sempre bisogno di te, continuamente bisogno di te, continuamente bisogno del tuo amore riversato nei nostri cuori, nella nostra vita, nella nostra mente. E noi lo invochiamo con forza, questo amore. E ti diciamo, vieni a noi, Signore, vieni dentro i nostri cuori. Vieni, riempi tutti i vuoti che sono dentro i nostri cuori con la tua presenza. Caccia via le tenebre con la tua luce. Rischiaraci, Signore Gesù, dalle tenebre del peccato, dalle tenebre che la vita ci ha portato a causa dei nostri errori, delle nostre debolezze e che si sono accumulate tutte nel nostro cuore. Che la tua presenza in noi, Padre, possa veramente rischiarare e fare luce, spazzare via ogni tenebra, spazzare via ogni obbrobrio, spazzare via tutto quello che non va. E noi, Padre, ci attacchiamo, ci aggrappiamo fortemente a te, perché sappiamo che tu sei il nostro Dio, sei il nostro, e tu vuoi tutto il bene per noi, e non vuoi mai che un tuo figlio perisca. E noi ci aggrappiamo con tutte le forze a te, perché sappiamo che tu ci ascolti. Perché tu sei il Dio della vita, sei il nostro Dio, il Dio dell'amore, il Dio che può ogni cosa. E noi ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Vogliamo renderti grazie per tutte le volte che ci hai salvati. Vogliamo dirti grazie, Padre, per tutte le volte che siamo caduti nel peccato e tu ci hai perdonato. Vogliamo dirti grazie, Padre, per tutte le volte che una crisi, un problema qualsiasi ci ha portati veramente al suolo e tu con la tua mano ci hai presi e ci hai risollevati e ci hai rimesso su e ci hai ridonato vita. Vogliamo dirti grazie, Padre, perché ci hai fatto a tua immagine e somiglianza, ci hai plasmati con le tue mani, ci hai dato vita con il tuo alito, con il tuo soffio su di noi. Vogliamo ringraziarti, oh Padre, per tutte le volte che non lasci, che noi prendiamo strade brutte, strade vuote, strade senza una via, strade che non portano a niente. E tu sei sempre accanto a noi e vogliamo dirti grazie, Padre, per tutte queste volte, per tutte le volte che tu stai sempre accanto a noi, che dirigi i nostri passi, che aggiusti il tiro, ci suggerisci cosa fare, che fondi su di noi lo Spirito Santo. Sì, Signore Gesù, e vogliamo dirti grazie tutte le volte, le innumerevoli volte che tu ti doni a noi, ogni giorno, per mezzo dell'Eucaristia, per mezzo di questo pane che ristora la nostra anima, che ristora la nostra vita.
e che ci dà la forza per andare avanti, che ci riempie di te, che ci dà il coraggio di affrontare le prove, le avversità, tutto quello che non va. Sì, Padre, ti vogliamo dire grazie, grazie dal profondo del cuore, grazie perché la tua luce illumina il nostro cammino e non ci lascia cadere, grazie perché la tua mano è sempre protesa alla nostra, grazie perché i tuoi abbracci, Padre, ci riempiono il cuore di gioia, ce lo fanno esplodere di infinita gioia. Sì, Signore Gesù, grazie, grazie di tutto. Il tuo amore è grande, è grandissimo, è immenso per noi, che non è paragonabile a nessun'altra cosa su questa terra. La nostra mente non lo può immaginare minimamente quanto è grande il tuo amore. È così grande che tu hai dato la vita per noi, per la nostra salvezza. E noi ti diciamo grazie per tutto questo. E te lo vogliamo dire, Padre, anche a nome di chi non ti ringrazia, anche a nome di chi non ti conosce, anche a nome di chi è distante da te. Anche a nome di chi li bestemmia, perché anche questi sono i tuoi figli, Padre. Noi te li affidiamo affinché tu li possa perdonare e convertire. E noi ti diciamo allora grazie anche a nome di questi tuoi figli peccatori che sono oggi lontani da te e che tuo Padre soffre questi tuoi figli. Ti prego, Padre, di stendere sempre la tua mano su ognuno di noi, il tuo sguardo. Che non lasci mai il nostro, affinché Padre non ci perdiamo mai, 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 e possiamo sempre camminare su questa via che tu hai tracciato per noi, una via che non sempre è facile a volte percorrerà, però Padre, con la tua grazia, con il tuo aiuto, tutto è possibile, sì, perché tu sei il Dio dell'impossibile. Dove si perde la speranza, tu sei speranza, dove ormai è tutto buio, tu sei luce. Dove ormai è tristezza e desolazione, tu sei conforto, consolazione e speranza. Sì, Signore Gesù, tu sei via, verità e vita. E non deludi mai, non ci deludi mai. E noi, Padre, vogliamo attaccarci a te, aggrapparci a te e restare stretti, stretti, stretti a te. E ti chiediamo, Padre, di effondere su di noi lo Spirito Santo affinché ci permetta veramente di vivere una vita unita a te. E fondi su di me, su ognuno di noi lo Spirito Santo, lo Spirito Paraclito, lo Spirito Consolatore, e fondilo con i suoi doni, che possa riempire il nostro cuore di tutti i suoi doni. E allora vogliamo dirti, oh Padre, con cuore sincero, vieni, vieni, oh Spirito Santo, e facci nuove creature, capaci di amare. Vieni, Spirito Santo, e riempici della tua luce, della tua grazia, dei tuoi santi doni. Vieni, Spirito Santo, inebriaci del tuo profumo di santità. Fai che io sappia accoglierti come dovrei. Aiutami, ti prego, a bramare i tuoi splendidi doni. E perdonami se mi lascio spesso distrarre dalle tante inutilità o dalle tante preoccupazioni che spesso la vita ci propone. Fai che il mio sguardo sia sempre rivolto a te, o Padre. Tu, che sei il vero consolatore, ti prego, vieni a me, Spirito Santo. Vieni nel mio cuore, vieni nel cuore di ognuno di noi, vieni nel cuore di tutti coloro che in questo momento sono collegati e stanno pregando insieme a me. Vieni nei loro familiari, nelle persone che loro pregano e portano nel cuore. Vieni anche, Signore Gesù, in tutte quelle persone che non pregano e sono distanti da te. Vieni, vieni, Signore. In ognuno di noi abbiamo bisogno di te. E fondilo questo Spirito Santo su ognuno di noi. Donaci la vera sapienza, quella che sa discernere, quella che sa riconoscere il vero dal falso, l'essenziale dal superfluo, il bene dal male. Apri i nostri occhi affinché siano attenti a riconoscere la strada che tu hai tracciato per noi, a riconoscere la tua volontà e a non confonderla con le tante altre strade che il mondo ci propone. Noi vogliamo assaporare il tuo amore, Padre. Noi vogliamo gustare il tuo amore, cibarci di te. Questo solo ci basta. Altro non vogliamo, Padre, se non che te. Sì, Signore Gesù, perché il nostro obiettivo è quello di vivere non solo questa vita terrena, ma l'eternità.
con te. Questo tempo infinito, pieno di amore, dove ci sarà solo gioia, ci sarà pace, ci sarà luce e ci sarà amore. Grazie, Signore Gesù. Lode, gloria, onore e benedizioni a te. Amen. E adesso, carissimi, continuiamo la nostra preghiera di adorazione ascoltando un canto.
Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te, perché tu sei il figlio di Dio fatto uomo, tu sei il Dio vivente, tu sei vivente realmente, sei realmente presente in mezzo a noi, tu sei la via, la verità, la vita, tu solo hai parole di vita eterna, tu sei l'unico fondamento, il vero fondamento della nostra salvezza, è l'unico nome da invocare per avere speranza. Tu sei l'immagine del Padre, il donatore dello Spirito Santo. Tu sei amore, l'amore vero, l'amore autentico. E noi ti adoriamo, Padre, crediamo in te, ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome. Tu sei con noi, presente in questo momento, in questa Eucaristia, in questa ostia candida. Accresci la nostra fede, Signore. Donaci una fede forte, una fede vera, una fede che ama, una fede autentica. Ascolta sempre il nostro cuore, Padre. Tu che conosci tutto di noi, tu che sai tutto di noi. Prendi tutto quello che c'è dentro il nostro cuore, che noi oggi affidiamo a te, lo mettiamo nelle tue mani, lo deponiamo ai piedi di questo altare. Ma sappiamo già, Padre, che tu conosci tutto di noi, conosci ogni cosa. Ti prego, Padre, di togliere via tutto quello che non va, di togliere via tutto il male, le macchie di peccato e di donarci l'amore. Perdonaci, Padre, perdona i nostri peccati, perdona tutte le volte che noi siamo stati distanti da te, perdona tutte le volte che noi siamo distanti dai nostri fratelli o dalle nostre sorelle. E quindi non operiamo per il bene, non operiamo la carità. Perdonaci, oh Padre, e insegnaci ad amare. Accresci la nostra fede affinché noi possiamo somigliare sempre di più a te. Affinché, oh Padre, ogni fratello, ogni persona che noi incontriamo possa in qualche modo incontrare te, possa in qualche modo ricevere la tua luce, possa in qualche modo ricevere un abbraccio, una carezza da parte tua. Rendici il riflesso del tuo amore, rendici il riflesso della tua luce, rendici il riflesso di te, oh Padre, affinché noi operiamo sempre il bene e non ci lasciamo mai trasportare in quelle strade vuote del peccato o della perdizione. Noi vogliamo restare uniti a te, oh Padre, sempre, nonostante le prove, nonostante le difficoltà che dobbiamo affrontare ogni giorno, perché sono tante, tu lo sai, Padre, perché le conosci una ad una. Sai che a volte ci scoraggiamo, sai che a volte ci buttiamo a terra, stanchi, sfiniti, arrabbiati. È in quel momento, Padre, che tu ci soccorri, è in quel momento, Padre, che tu ci risollevi, è in quel momento, Padre, che tu ci doni amore, che rimetti dentro di noi quella linfa che ci fa veramente dire Abba, Padre. E noi, Padre, oggi vogliamo affidarti anche tutte le persone che soffrono, in qualche modo soffrono, che stanno male, tutte quelle persone che non ce la fanno più, che sono disperate, tutte quelle persone colpite da una malattia grave, da un lutto, da una disgrazia o da una crisi economica, da una crisi familiare, da una crisi lavorativa, e che vedono veramente, Signore, perdere tutto quello che hanno costruito negli anni così, come si disfa un castello di sabbia. Signore, intervieni oggi con la tua potente mano e tocca i cuori di chi in questo momento si sta rivolgendo a te, oh Padre. Tocca tutti quei cuori, Padre, induriti, tutti quei cuori, Padre, distanti da te. Toccali, oh Padre, e rimetti dentro questo cuore una nuova linfa, la tua linfa, la linfa del tuo amore. Tante persone oggi soffrono, Padre, per una malattia. Tante persone oggi sono in ospedale per delle cure, per delle visite, per degli accertamenti, per degli interventi chirurgici, o peggio ancora magari per un incidente. E noi mettiamo tutto nelle tue mani, Padre. E li affidiamo uno ad uno, ti affidiamo tutte le intenzioni del cuore, quelle che abbiamo dentro di noi, quelle più nascoste, quelle più intime, quelle che nessuno sa, ma che solo tu sai, Padre. Li vogliamo affidare a te, ti vogliamo affidare, oh Padre, tutte le intenzioni che sono arrivate
sono arrivate su questo canale, su Maria Vision. Vogliamo affidarti, Padre, tutte le richieste di preghiera che sono arrivate a noi, in particolare ti affidiamo Doriana dalla provincia di Macerata, che chiede preghiere per la salute e la prosperità della sua famiglia. Ti affidiamo Enrica Dalodi, che chiede preghiere per la sua famiglia, per i volontari della Croce Rossa, per i cari defunti e per Maria Vision. Ti affidiamo Giulio dalla provincia di Monza, che chiede preghiere per i suoi figli, Claudio e Marco, e per se stesso, che ha 85 anni ed è molto ammalato. Ti affidiamo Sergio da Capri, Sergio da Carpi, provincia di Modena, che chiede preghiere per la sua salute e per suo fratello Riccardo, che deve essere operato per un tumore al rene. Ti affidiamo Giacomo, che chiede preghiere per i suoi figli, Luisa e Gaspare, affinché il Signore li protegga e li ricolmi di ogni benedizione. Ti affidiamo Luigi da Verona, che chiede preghiere per la moglie Anna e per la conversione dei suoi figli Andrea, Antonella e Giuseppe. Flavia da Reggio Calabria si affida al Beato Carla Cutis e gli chiede di stare vicino alle sue sofferenze. Aiuta lei e aiuta anche la sorella Maria e suo marito. Prega per i suoi genitori defunti e per suo fratello Emanuele defunto, per i nonni defunti e per tutti gli zii. Ti affidiamo Miriana da Torino, che chiede preghiere per il suo nuovo lavoro, per il rapporto con i figli e per la piccola Chiara che cresca nella grazia di Dio. Teresa da San Martino chiede preghiere per la sua famiglia, per i suoi defunti e per tutti i volontari. Maria da Lodi chiede preghiere per la sua famiglia, per Papa Francesco e per la pace nel mondo. Antonina chiede preghiere per nonna Lina, che Dio la protegga e chiede anche preghiere per la pace nel mondo. Maria Rotonda da Caserta si affida al Beato Carlo Cutis e chiede una preghiera per l'unione della sua famiglia. Maria da Nocera Inferiore chiede preghiere per il marito Gennaro, che affinché Gesù lo liberi da questo brutto male. Giuseppa Dall'Oda Vecchio chiede preghiere per la sua famiglia, per la pace nel mondo e per le anime del purgatorio. Alberto da San Martino chiede preghiere per la sua famiglia, per la pace nel mondo e per tutti i volontari. Luca da San Martino chiede preghiere per la sua mamma, la pace nel mondo e per le anime del purgatorio. Ci sono i carabinieri di Cavegnano d'Adda che si affidano a Teo Padre e chiedono preghiere per la loro uniforme e che Dio li protegga tutti. E noi vogliamo pregare, oltre per questa caserma militare, che affidiamo veramente tutti i corpi militari e anche quelli civili che si occupano della nostra sicurezza ogni giorno, che si occupano del nostro benessere, che si occupano della nostra salute, li affidiamo veramente a Teo Padre, che possa illuminare il loro cammino e soprattutto che Tuo Padre possa proteggere ognuno di loro. Rita da Todi chiede preghiere per i figli e il marito perché possono trovare conforto nel Signore. Michela da Corciano chiede preghiere urgenti per un giovane papà gravemente malato, Graziano si chiama, e chiede l'intercessione di San Giuseppe e di Santa Veronica. Maria da Napoli scrive: Gesù ti prego, fa tornare i miei figli a casa per sempre e metti fine a questa brutta storia. Sia lodato Gesù Cristo. Amen. Andrea, sindaco di San Martino, chiede preghiere per la sua famiglia, i suoi cari, i defunti e la benedizione del Signore e la benedizione anche su tutto il paese la quale amministra. E affidiamo anche tutti i sindaci della nostra Italia affinché, e del mondo intero affinché amministrino veramente con coscienza i loro comuni, le loro città, i loro paesi e veramente possano essere di esempio per i loro cittadini. Ti affidiamo Lucia da Napoli, che chiede preghiere per i suoi figli e per la pace in famiglia. Aurora da Como scrive: chiedo per favore una preghiera per me, per la mia famiglia, per tutte le famiglie, per tutti i sacerdoti, per tutti gli ammalati, per tutte le anime del purgatorio, per il Santo Padre e per tutti voi. Giacomo da Trapani chiede preghiere per una sua zia ricoverata in ospedale per una frattura al polso. E poi ancora Filomena da Carinaro scrive: chiedo preghiera per intercedere per la pace
chiedere l'intercessione del Beato Carlo Acutis per chiedere appunto la pace nel mondo, di convertire tante anime. Carlo, ti prego, aiutaci perché questo mondo è diventato una mala onda. Intercedi anche per la mia famiglia, ma soprattutto per la mia mamma, convertila. Grazie di tutto. Antonella chiede preghiera a Dio Padre nel nome di Gesù per la guarigione di Marcello che è affetto da sclerosi multipla. Nel nome di Gesù possa guarirlo. E poi si chiedono preghiere per Camilla, per una completa guarigione, per Licia, per che la cui mamma insomma, è allettata, per i defunti Olga, Ernesto, per Siro, che ha il cuore e la mente ferito, per tanti benefattori, per i volontari, e si chiede l'intercessione anche per il Beato Carlo Acutis, affinché possa intercedere per tutti questi bisogni, per tutte queste necessità, e possa ottenere così dal Signore le grazie sperate. E vogliamo pregare per Francesco e Valentina, per Matilde, per Angela, per tutte le coppie che si dovranno sposare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, affinché possano nascere sante famiglie e sante vocazioni. E vogliamo pregare anche per tutte le coppie invece in crisi, che stanno affrontando un periodo difficile, un periodo veramente duro della loro vita che li sta provando parecchio. Allora li vogliamo affidare al Signore affinché il Signore possa compiere il loro questo grande miracolo della riappacificazione e di superare la crisi veramente con dignità, ritornandosi nuovamente a guardare negli occhi come due perfetti innamorati, proprio come vuole il Signore. E affidiamo ancora Elisa, la sua famiglia, e affidiamo tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo per una qualsiasi causa, per un male, per un problema fisico, per un problema psicologico, per un problema economico, per un qualsiasi problema. Signore, noi vogliamo affidarti a te. Tutte queste persone, vogliamo affidarti a te tutte queste intenzioni. Vogliamo mettere tutto nelle tue mani, Signore. Sappiamo che tu sei il Dio dell'impossibile. Sappiamo, Signore, che tu puoi ogni cosa. A te nulla è impossibile, Padre, nulla. Tu puoi tutto. E allora, Signore Gesù, nella potenza del tuo nome, ti prego, stendi la tua mano e tocca tutte queste persone che in questo momento soffrono, che in questo momento hanno chiesto preghiera, che in questo momento sono lontano da te, che in questo momento sono disperate, hanno perso la speranza, hanno perso la luce, non sanno più dove guardare. Signore, fai che ognuno di queste persone possa tornare a guardarti, possa tornare a lodarti, possa tornare a benedirti, possa tornare a ringraziarti, perché tutte queste persone, Padre, possano avvicinarsi a te e attingere da te le grazie, la forza necessaria per affrontare il quotidiano e la vita in generale, per affrontare ogni prova. Perché senza la tua forza, Padre, noi non siamo nulla, siamo nullità. Senza la tua forza, Padre, noi non contiamo niente. E noi vogliamo dirtelo, Padre, perché ci crediamo e lo sappiamo che è così. Vogliamo dirti, Padre, che senza di te nulla noi possiamo. Abbiamo bisogno costantemente di te. Anche quando siamo nell'errore, anche quando siamo nella disperazione, anche quando siamo nel peccato, abbiamo bisogno di te. E allora, amaci tu, Signore, anche quando non siamo amabili, anche quando siamo poveri, anche quando non ce lo meritiamo, anche quando ti amiamo poco, amaci tu. Amaci tu quando ci alziamo al mattino pieni di sogni e ci corriamo la sera pieni di delusioni, quando si lavora per inerzia. Quando ci si riposa ma tutto è vuoto, quando si prega e si è distratti, quando non si ha voglia di amare, amaci tu, Signore, in quel momento e sostienici tu con la tua mano. Amaci tu quando pensiamo di amare gli uomini e di amare te senza amare gli uomini, quando ci illudiamo di amare gli uomini senza amare te, o quando temiamo di amare troppo, amaci tu, Signore. Amaci tu, quando abbiamo paura di comprometterci, quando abbiamo paura di impegnarci, quando fuggiamo dall'amore, quando nessuno ci ama, amaci tu, Signore. Amaci sempre tu, costantemente tu, quando tutto va male, quando tutto va storto, quando non c'è più una via d'uscita, amaci tu, Signore. E ti prego, resta nel nostro cuore, resta in ogni nostro passo,
Resta in ogni nostro respiro, resta con noi sempre. Resta quando stanno per scendere le tenebre più buie, più fitte nella nostra vita. Resta con noi per sempre, Padre. Resta accanto a noi. Noi ti amiamo, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo per tutto quello che tu hai operato e continui ad operare in noi. Ma fa, Signore, che il nostro sguardo non si distacchi mai dal tuo. Ma Signore, che noi seguiamo sempre la tua strada, che accettiamo sempre la volontà, anche quando non la capiamo, anche quando questa è difficile e pesante, anche quando, Padre, diventa difficile fare la tua volontà. Fa che non ci scoraggiamo e che non ci perdiamo mai d'animo e che cerchiamo di accettare tutto, tutto per amore tuo, come tu hai accettato tutto, per amore del Padre e per amore nostro, per la nostra salvezza. Così anche noi, Padre, vogliamo fare, così anche noi vogliamo accettare tutto per amore tuo e per amore anche dei nostri fratelli. E affidiamo a te ogni cosa, ogni nostro sacrificio lo mettiamo nelle tue mani, ogni nostra sofferenza, Padre, vogliamo metterla nelle tue mani, perché sappiamo, Padre, che va a costituire un tesoro prezioso, un tesoro di grazia per tante persone, per tante anime, per tanti fratelli, per tante sorelle, per tutte quelle che vivono nel bisogno e nella sofferenza. Mettiamo allora tutto nelle tue mani, Padre, certi che non periremo mai e che nessuna cosa sarà vana, nessuna cosa sarà vuota, nemmeno il dolore sarà vuoto, Padre, nemmeno il dolore sarà vano, perché tu, Padre, lo puoi trasformare in un bene prezioso, in un tesoro prezioso per tante persone, per tanti fratelli, per tante sorelle che vivono nella disperazione. E allora, Padre, sì, resta con noi. Resta con noi affinché sia così, affinché troviamo questa forza di non perderci mai d'animo e di guardare in faccia la realtà e accettarla e di viverla pienamente, bello o brutta che sia, non importa. Sappiamo che ci sei tu al nostro fianco, questo solo ci importa. Perché se una cosa, Padre, è gradita a te, allora deve anche piacere a me. Perché se piace a te, piace a me. Perché se piace a te vuol dire che è la tua volontà e vuol dire che è giusta per me. Anche se io non la capisco, anche se io non l'accetto. Se è giusta per te, Padre, è giusta anche per me. Sì, Signore Gesù. E noi ti ringraziamo perché tu mai, mai permetti che noi periremo. Mai tu, Padre, ci dai delle prove difficili senza prima darci la forza. Mai, Padre, ci lasci soli. Ma mio Padre, molli la nostra mano per un attimo, soprattutto nelle situazioni difficili, soprattutto quando cadiamo, soprattutto quando crolliamo a terra. Tu arrivi e ci soccorri con il tuo amore, ci risollevi e ci doni sollievo a questo nostro dolore. Che meraviglioso, Padre! È straordinario il tuo amore, è straordinario, Padre, è straordinario stare qui alla tua presenza. È veramente qualcosa che ci riempie, che ci ritempra, che ci rigenera, che ci ridà una forza. È straordinario, Padre, vivere la tua presenza. È meraviglioso. Perché sappiamo, Padre, che attingendo a queste forze noi gioviamo soltanto gioia, amore, felicità, salute, speranza, forza. Tutti i frutti dello Spirito che ci donano veramente tanta serenità e tanta pace interiore. E allora, Padre, resta con noi. Resta con noi anche quando si fa buio. Così come ti dissero i discepoli di Emmaus, lo diciamo anche noi. Resta con noi, Signore. Liberaci da tutti i mali, liberaci da tutti quegli spiriti impuri, da tutti quegli spiriti immondi che ci tengono muti, sordi, ciechi, che non ci fanno camminare, che non ci fanno annunciare la tua parola. Liberaci da tutti questi mali, sciogli tutti questi lacci che ci stringono e che ci fanno vedere, affinché noi possiamo essere veri annunciatori della tua parola, veri apostoli, veri testimoni del tuo amore. E metti in noi sempre lo Spirito Santo, affinché possiamo veramente portare a tutti la conoscenza del Vangelo, che tutti possano conoscerlo. Grazie, Signore Gesù. Ti diciamo grazie, grazie dal profondo del cuore,
Grazie perché ci ascolti. Grazie di tutto, Padre. Infinitamente grazie. E adesso, carissimi, siamo giunti in conclusione del nostro momento di adorazione e vogliamo allora insieme proclamare: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Comandami di venire a te. Perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, vi ringrazio per aver pregato con me in quest'ora di adorazione e vi esorto, come sempre, ad effondere a tutti la gioia, le grazie, l'amore che abbiamo attinto oggi dalla sua presenza. Veramente, doniamola a tutti questa gioia, doniamola a tutti questo amore. Siamo portatori di gioia, portatori sani di amore, portatori sani del Vangelo, e vediamo che più doniamo, più doneremo e più tutto questo si moltiplicherà nei nostri cuori. Grazie ancora a tutti voi, grazie allo staff di Maria Vision che ha permesso la diretta e grazie soprattutto a lui, al nostro Padre, al nostro Signore Dio, per aver operato in noi meraviglie, per averci chiamato qui a sé, alla sua presenza, dove abbiamo veramente attinto tutta questa forza, tutta questa gioia e tutto quest'amore. Grazie, Signore Gesù. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria, per l'intercessione di tutti i santi, chiediamo a Dio Padre Onnipotente di volgere il suo prezioso sguardo su ognuno di noi, sui nostri cari, sulle nostre famiglie e donarci la sua santa benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E adesso in conclusione ascoltiamo un ultimo canto di adorazione. Pace e bene a tutti. Presenza.